Ben tornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Allora, siamo tornati in casa Snow, ragazzi! Ed è il giorno di pasquetta. E quindi sì, direi che i nostri possono mh, svegliarsi. Tesoro mh, lascia stare questi piatti. Perché mh, la nostra vuole appunto organizzare, vedete, eh, un pasto grandioso vuole organizzare un, mh, un pranzo. Eh, perché poi inviterà degli ospiti. Anche se non è che a lei gliene freghi molto di invitare qualcuno. Però va bene. E visto, ragazzi, che siamo a passo. Magari ci facciamo il prosciutto. Che dici, cara? Ferma! Tu non dovevi lavare! Tu non dovevi! Tu non dovevi lavare perché fai finta che ti frega di lavare? Vabbè, puoi fare una buona azione perché è pasquetta. Eh, va bene. Eh, ragazzi, capita purtroppo perché è difficile, insomma, stare sempre lì con lo sguardo puntato. Ecco. E, e quindi, sì, ragazzi. Così, l'asciugatrice, come no? Fino a che ci saranno Tomate e Tosarella non la vedrete proprio. L'asciugatrice, e quindi. Appena la nostra splendida qua avrà fatto. Tesoro, dovevi farti la doccia? Cosa non va in te? Vai, mamma mia, quel bagno, ragazzi. Una tristezza, caro. Buongiorno. Eh sì, sta famiglia veramente un giorno chiameranno la polizia. Eh, lo so, tesoro. Hai ragione. Quindi, vediamoci un po' al canale sportivo. Perché sì, secondo me, lui ragazzi, un po' di canale sportivo se lo vuole vedere come. Allora, guarda un canale, guarda il canale sportivo ovviamente Come potrebbe del resto non guardare del canale sportivo? Pure lui ragazzi, cioè, non sembra eh, perché Alexander io ammetto ragazzi me lo filo poco e niente Però, perché capite bene con tutte ste pargole e... Però ragazzi, cioè, si dà veramente tanto da fare al lavoro, con la pesca, insomma si dà da fare Tu puoi dare il cambio a tua sorella quindi canta sotto la doccia, vai canta, fatti sta cantata Tu vai qui, chi è che ti sta chiamando tesoro? Chi è? Pisola? Eh ma non ti preoccupare Pisola, tanto ti è, guardate che classe ragazzi Tanto tra poco arrivi Io ci tengo ancora una volta a farvi vedere Tiana Ragazzi Sì vabbè, ora vai a vedere il canale con tuo padre Non farmi ste fagge che io volevo mostrarti al pubblico Va bene, nello sconforto ragazzi, vabbè ehm, Che dovete fare? Del resto questa è la casa del disagio Quindi... Vai a vedere il canale sportivo, dai, con tuo padre, perché io lei, ragazzi, ce la vedo. Cioè, secondo me, caratterialmente, lei non ha molto um, un, un atteggiamento da princess come le sue sorelle. Eh, quindi no, non, per niente, proprio per niente. Quindi tu tesoro, canale sportivo, ecco, magari provaci, verrai qua. E secondo me la inizierà a romper le pere del tipo, ma perché dobbiamo guardarci sta roba? Ma non potremmo guardare una bella commedia romantica, per favore? No, tesoro, non potete. Allora, dunque, questo lo mettiamo via, E cara mamma mia, sto bagno, ragazzi! Canta, guarda, canta. Eh, perché tu cantavi con gli uccellini, con i topolini, con tutto quello che ti pare. Quindi, canta, che è meglio. E secondo me appunto dicevo qua si inizierà subito a rompere il pero, nel senso che lei, magari un po' seccata, um, si lamenterà secondo me della pasquetta. Nel senso che dirà ecco, lamentati della pasquetta. Comincerà a dire. Oh, io vedete già la faccia scocciata. Guardate, guardate l'espressione all'idea che deve vedere. Perché tocca vedere sta roba? Guardate, ecco, vedete come sta guardando, la differenza, ragazzi. Un bel sorriso Lo schifo, proprio E? Eh? Che è sta roba? Ma prenderà a calcio un pallone? Sì, vabbè tesoro, lasciamo stare e, mm, e quindi sì Secondo me lei un po' si lamenterà Del tipo, sì papà, secondo me la squadra La nostra squadra quest'anno vincerà la vedo, la vedo proprio bene E lui, tesoro di papà Tu sì che dai sì di conoscente a tua figlia Perché ti, da, ti regala ste gioie eh, tre figlie femmine, del resto tesoro, che devi farci? Allora, flirta con Alexander. No, tesoro, non è il caso, anzi è il caso, vedi qua ti chiamano tutti. Sei divertente con Anastasia, va bene, più tardi, perché adesso tu... Um, ciancio alle bande e bando alle ciance. Prima di tutto ti prego, pulisci la lettiera, perché non è proprio il caso. Almeno pulire i bagni, ragazzi, prima che arrivino gli ospiti, perché... Cioè, non che il resto, um, insomma, um, vada come dire messo tralasciato o messo da parte, però capite bene che. Allora, pulisci e asciuga. Qua come stiamo messi, tutto a posto. Qua come stiamo messi, basta. Non vogliamo venire da te. Rassegnati proprio, guarda. E io, ragazzi, qua, ho cambiato un po' la stanza, perché ormai, voglio dire, è cresciuta, e quindi sì, ho dato mh, questo cambiamento alla sua stanza. Notare. Questi mh, alberi così, no? Queste lampade a forma di albero Perché comunque nella storia, ragazzi E lei poi sta in mezzo alla natura, no? Perché diventa un ranocchio e quindi È una ranocchietta sì. E quindi sì oh. Papà, vedi, io ti voglio tanto bene Guarda, proprio Scusate, te, però è una lagna sta cosa Che uno deve star qua a vedere la, le partite Ci prego, non potremmo uscire a fare qualcos'altro? Ecco, parla con tua figlia. Cerca di farglielo capire. Vedete, ha cambiato posto? Da quando portiamo il pannolino che siamo costretti a vedere te che guardi ste cose. Ma non senti, tesoro! Lo spirito della pasquetta della festa? E lei si, spa si spacca da ridere, perché fondamentalmente, ragazzi, eh, la sua squadra sta vincendo. Lei invece guarda ancora come per dire, ma io non ho capito, ma qua cioè, qual è lo scopo? Eh, quando parte la sigla? No, tesoro, è una partita. Non parte la sigla. E il padre, insomma, no, dai, anche un po' di gioco ci stanno. E la tiene buona, la rabbonisce cantando. Perché il padre sa che la figlia, quando si tratta di cantare, eh, poi parte, ragazzi. Le parte l'ugola e via. Allora, dunque, tu poi vieni qua, riempi la ciotola. E direi che potresti anche... visto che c'è da infornare... Lucifer è passato età. Ma quando? Lucifero ha superato la fase... No, aspettate, sono sotto shock. La fase di maggior vigore della vita ed è diventato un gatto anziano. Potrai notare che dorme più spesso, salta di meno sopra le cose e ha una maggiore probabilità di ammalarsi. A Lucifero restano comunque ancora delle belle giornate da vivere. Quindi trascorri un po' di tempo con lui prima che giunga il momento di salutarsi, ma... Ma tu sei una specie di demonietto, però mi dispiace! Patato, mi dispiace che sei già diventato vecchietto, ma dai, e i primi invitati, ragazzi, iniziano ad arrivare, notare che come al solito, vabbè, sono le due passate, quindi non è ancora tardissimo, e notare lei, molto a disagio, io vi giuro, di eh, dintorni disgustosi per l'ambiente sporco, alcuni posti hanno un'aria non pulita, vi giuro che ho visto dappertutto, mi sono guardata intorno, non c'è niente di sporco che vi devo dire, allora dunque, al solito piove, però i nostri fortunatamente qua hanno un tetto sopra la testa, quindi, ti prego tesoro, togliti sto coso, quindi possono prendere una porzione, tutti quanti loro hanno invitato ovviamente eh, le proprie metà. Quindi voglio dire, forma un gruppo con Ilaria. E tu, invece, forma un gruppo con, con dov'è non è ancora arrivato, l'avevo. Ma l'avevo visto, ok, ragazzi. Allucinazioni, eh, iniziamo bene, no, effettivamente, ho visto solo lei, probabilmente, tesoro. Mi fa tanto piacere che te ne vai in giro, ma non, non dovresti, cara. Sei cosciente che sei stata invitata, vero? Che gioie sempre, ragazzi, mamma mia. Aggiungi al gruppo, tesoro, e magari poi dopo vieni qua e... Um... Eh, beh, a sto punto però, ragazzi, no fai di nuovo prendi una porzione insieme mi dispiace tanto per loro magari poi ecco lei verrà qui e lei pure verrà qui ragazzi che devo farvi anzi tu magari no perché tu stai nel gruppo quindi magari quante porzioni ci sono ancora un po allora prendi una porzione insieme perché tu potresti effettivamente quando lui arriverà, ragazzi, chi lo sa. Magari eh, anche lei potrà formare un gruppo col suo bello. Ma perché venite in casa? Io non l'ho mai capito. Ma tesoro, ma l'ha invitato? Fermi tutti perché le avevo chiesto di invitarlo. Ma invita nel lotto attuale. Ma, ma sì, ti avevo invitato, ragazzi, ma perché? Vabbè, mh, cara, quando hai fatto, poi per favore vieni qua pure tu. Vi prego, non state con l'ombrello. Proprio ve lo chiedo per favore. Oh, uh, su, seduti. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Forza. Tesoro, ti prego. Hai completato la tradizione. Mi fa veramente, proprio tanto piacere. Non hai, hai un'idea. Mangia lì, per piacere. Fammi, fai il favore. Fai un favore. Perché, sì, io volevo. Arriverà molto presto. Bene, mi fa tanto piacere. Perché volevo festeggiare, rag ragazzi, la mattinata. Diciamo orario di pranzo, così in famiglia. Eh, mi sembra comunque, no? Carina come cosa. Vai qui insieme, ma ragazzi, ma davvero vi state rincretinendo? Eh? Lo state facendo? Uh, dai, quante porzioni ci sono qua? Canta insieme, ma perché canta insieme sul tacchino? Ragazzi, non ho più parole. E vabbè, tu mangia perché devi mangiare e in qualche modo lei si arrangerà, o oh, ragazzi, ehm, altro non posso dire. E quindi sì, volevo trascorrere la mattinata con la famiglia, no? Farli stare insieme, chiacchierare, questo non si fa vivo. Quindi, tesoro, to mangia perché altrimenti va a finire male. E, e poi dopo, eh, magari, ecco, fai innanzitutto una presentazione amichevole con tutti, tu, tesoro mio, perché direi che è il caso. Di presentarci ai tuoi zii uh, cara. Ah, ok, lei la conosci bene, mi fa tanto piacere. Ma sbaglio, mammolo? O oh, come dire, come si dice, dalle mie parti? Ti sei inquartato un pochetto. Vabbè, dettagli: presentazione amichevole. Insomma, sì. Um, poi tu, tesoro, questo ombrello. Veramente sei la gioia infinita per me. Uh, cara, io non so che dirti, goditi la compagnia, ma... ma vieni qua però, dai, mettiti seduta qui con noi. Ragazzi, questo non si è fatto vivo, secondo me forse anche lui vorrà passare almeno un giorno in famiglia, tesoro, no, eccolo, si è fatto vivo, meno male. E quindi magari, non so, um... poi dopo vai qui insieme. E magari tu potresti, ecco, parlare un po' con lei. No? entusiasmati per i nuovi album perché si sta scompisciando per il gatto bene mi fa piacere quindi dicevo la mattinata quindi ora di pranzo così no con i parenti dopodiché tutti insieme le nostre ragazze tutte insieme potrebbero andare ragazzi ehm, ma si sì, aneddoto divertente Goditi la compagnia, insomma, vabbè ragazzi si sa. Potrebbero uscire tutte e tre insieme. Perché sì, comunque, voglio dire, ehm, la loro prima uscita tutte quante insieme, ragazzi, ma... Ehm, cioè, mi sembra anche giusto, no? Dov'è Dotto in tutto ciò? Se è dato. Ragazzi, non c'è una volta che Dotto non me ne combina una proprio, ve lo dico eh, sinceramente. Caro, potresti, mm, insomma, goditi la compagnia, no? Oh, ora sei più serena, tesoro. Mi fa tanto ma tanto piacere. Vedete tutti qua a chiacchierare, ragazzi, li adoro veramente tantissimo. Guardateli come parlano, come insomma, sono bellissimi, ragazzi, veramente, tutti, tutti quanti insieme sono veramente belli. Ora chi più, chi meno, insomma, no, giusto una foto così simbolica. Loro stanno qua, ma si sa l'amore. E tu tesoro, fermi tutti, che c'è qua, che c'è? Amore con Sai, ma davanti alla tua famiglia tesoro, non... Non mi sembra proprio, no? Carino, ok, ragazzi. Siamo arrivati al um, festival Distrarsi e Disastri ora, però, qual è la differenza? Che ovviamente Anastasia e Genoveffa si stanno schierando ragazzi con i mattacchioni. Perché? Perché loro comunque no? L'hanno messa un po' come ma dai, andiamo! Sfottiamo gli adulti, ci divertiamo, eccetera, eccetera. Mentre lei invece, ragazzi, non vuole questo, cioè, lei fondamentalmente si unirà ai burloni. Perché lei pensa, insomma, che sia più mh, divertente far sorridere. <ride> Interazioni comiche, no! No, molla, 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 abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato. Beh, io faccio sempre confusione, ragazzi. Con Questi cacchio di, di cosi. Allora, fermi tutti. Fermi tutti, perché voi dovreste unirvi qua. Ma perché? Versate scuro, ma come versate scuro? No, io volevo far venire qua. Che tristezza, vabbè. E non ti ci vedo maliziosa tesoro, quindi ti unirai anche te. Basta, unisci a mattacchioni, che ti devo dire? Fermi tutti, però tu ti sei unita già. Allora, aspetta un secondo, tesoro. Aspetta un attimo. Costo ombrello, mamma mia. Allora, tu ti unisci ai burloni. Tesoro? Mm, do you know? Do you understand? Molla il bicchiere. Mamma mia, ragazzi. Ogni volta è una tragedia. Ferma. Molla l'osso, tesoro. Ecco, in realtà, volevo. Ecco proprio questo, cioè. Ma che stai bevendo, tesoro mio? Maliziose! E eh, certo, lei fa la burlona. Allora, ragazzi, ehm, volevo proprio questo, cioè che mh, loro eseguissero queste interazioni qua. Però ormai tu non puoi più. Quindi, a questo punto, ci penserà tua sorella. Eh sì, eh, si scatena lei, ragazzi. Mentre tu, invece, che sei contraria, comunque, diciamo. Uh, cioè, lei non vuole comunque, ragazzi. Lei vuole, vuole farle divertire le persone. Non stare lì, diciamo, a, a insultarle. Ecco. Lei invece si unirà ai Mattacchioni. Oh, a me i burloni mi fa sempre pensare a una cosa scherzosa, ragazzi. Che vi devo fare? È più forte di me. Allora, dunque, ci sei, tesoro? Vai. E notare, ragazzi, che ho creato un club. Che club direte voi? Mamma mia tesoro, vai in bagno, vai subito! Un club che in realtà ha creato la nostra fantastica perla qua di Anastasia? No? Ehm... In realtà ha creato due club, ragazzi. Che ora vi mostro. Il primo club è l'Anastasia Fan Club. Ma ovvio, no? Perché, ovviamente, non è che si poteva chiamarlo, che ne so, gli amici di Anastasia, o tutti amici, o amici, o quello che cappero vi pare. No, per lei, praticamente, sono tutte persone che sono dei suoi fan. Perché lei, vi ricordo, è una cantante. Diventerà una cantante famosa. Quindi, voglio dire, è ovvio che sono suoi fan, no? Mi pare, cioè, come minimo. E, e quindi ci sono tutti. Nel secondo, invece, club sorelle e sorellastre Uh, sì, è veramente, ragazzi dolce come un gatto aggrappato, non vi dico dove, perché um, le sorelle sono loro due, uh, sorellastre, perché c'è lei, perché praticamente lei soprattutto Genoveffa di meno. Perché Genoveffa l'ho detto tante volte, la vedo meno maligna comunque di sua, di sua sorella Anastasia. Um, lei uh, vedendo comunque ecco come ho detto tempo fa, la carnagione diversa no, um, di, um, di Tiana. Lei sostiene, appunto, che sua sorella sia stata adottata. Eh, che dobbiamo fare, ragazzi? È fatta così. Allora, dunque, a questo punto la nostra cercherà in tutti i modi di far sorridere le persone. Salve, sì, lei dovrebbe togliersi dal pero. Vabbè, eh, ragazzi, facciamo delle interazioni con... Ma c'è qualche... qualcuno? Oh, prendiamo di mira qua il signore, in modo, in modo bonario, ovviamente. Fai una presentazione amichevole. Salve! Come va? Tutto bene? Eh? Che tempaggio, eh? Non è certo una giornata di sole Tesoro, ma è sera Vabbè, però dettagli, voglio dire Fai del sarcasmo sul voodoo Eh, proprio ragazzi, per chi ha visto La principessa e il ranocchio No? E eh, il voodoo c'entra parecchio Allora, dunque Imita i burloni Mimo della salsiccia, impossibile <ride> Oh mio Dio Prendi in giro i burloni, vabbè, insomma, no? Lei imita più che altro, ragazzi. Cerca di, di, farli, di far ridere il signore che è stordito perché secondo me si è fatto un sacco di bicchierini di tè qua, ve lo dico io. Mentre lei invece, se amichevole, ok, lei verrà qua e uh, dileggia il disagio. Ecco, hanno vinto a prescindere, però cioè, non, è non è odiosa secondo voi lei? Voglio dire, ragazzi. Che è qua Sì Allora tu amoreggia con Ilaria Vediamo se riusciamo a farlo Perché insomma Non vedo neanche una panchina Da ste parti Tesoro sì Sei una comica nata Ma ora basta però Basta Sei molto molto giocosa Quindi ti prego Basta così uh, E dice Io ho vinto i soldi Voi te, piatevela in quel posticino Non voglio dire dove Ehm um, Dopodiché, dai, sia sì, amichevole con Sai Che, vedi, sta guardando i fuochi d'artificio, lui Lui è un bravo ragazzo Eh, cos'è? Ha bevuto trappita e Sakura, lei, eh Si vede da qui pancia E lei, ma ti prego Vedete, eh? infatti mi perde d'empatia E magari lei sta qua e le dice Ma dai, ma Anastasia Non... Non, non dire così eh, Cioè, nel senso... Magari farà una conversazione, ecco, così, no? Una conversazione profonda, e dirà Ma Anastasia, non... non dovresti parlare in questo modo Lo sai che i nostri genitori non, non approvano, no? Ecco, eh, ma questa se la canta e se la suona da sola, ragazzi Che vi devo dire? Vabbè Tu, nel frattempo, dove sei tesoro? Sì, i fuochi d'artificio sono belli, per carità, non dico di no però vorrei un attimino farti interagire, anche se non c'è la panchina pazienza, mi sto guardando intorno ma non ne vedo neanche una ragazzi No, non ne vedo, e tanto poi comunque non è che resterebbero molto eh, Vorrei che tu interagissi un pochino con lei, perché voglio dire, no? Romantico, racconta una barzelletta per flirtare, perché secondo me, mm, 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 eh già Diciamo che lei sta ancora un po' esplorando la sua sessualità ragazzi mettiamola in questo modo e quindi le rivelerà la cotta perché magari lei dice senti sì mi hai presentato i tuoi genitori però non lo so insomma sei sicura che è quello che vuoi cioè che sono io la ragazza che vuoi e che non mi hai fra virgolette usata solo per dire la verità alla tua famiglia che è qua Insieme a che sei in corso, no? Ti prego, tesoro. Mm, stiamo cercando di farle capire quanto lei è importante per te. Non rovinarmi tutto come al vostro solito, fate sempre casino. Allora, dunque, quindi romantico. Lei flirterà di nuovo. Dopodiché, secondo me, ragazzi, cercherà quantomeno un contatto. Tipo, tieni la mano, cercherà di stringerla perché le dirà: No, guarda, cioè, io l'ho voluto dire ai miei genitori per te, sì, anche per, per dirgli, appunto, che. Um, mi piacciono le ragazze, però uh, soprattutto per te, cioè non, non l'avrei fatto per uh, chiunque. Sei amichevole con Tiana. Quindi lei a questo punto, magari un po' la vedo, lo vedo un amichevole, però ragazzi, un po' tipo a sfottere. Si complimenterà per l'abito, del tipo: Ma che bello quello straccetto che indassi. l'hai preso al mercato? Eh. E vai e stai sorridente pur indossando quella robaccia? Eh? E io, guarda, impazzirei se indossassi una cosa del genere. Non so come tu faccia, ma vabbè. Quando una non ha gusto, ecco, vabbè. Tesoro, se, Oh, vai a flirtare con lui. Guarda, che è decisamente meglio perché tu sei pericolosa. Un pericolo pubblico. Ammira le stelle, guarda cara, meglio di no, ti dico la verità, meglio di no. E segui un numero comico, non puoi perché non l'hai scritto il numero comico. E ora, cioè, direi che è anche arrivato il momento di darsi una calmata. Basta con i te, perché um, direi che non è il caso. Ecco, e beh, certo, perché dopo che la sorella le ha detto queste cose, insomma, l'istinto di comprare una bambolina voodoo verrebbe a chiunque, diciamocelo. Secondo me, lei invece. Si allontanerà ragazzi e magari ecco verrà qui a osservare. Io ragazzi lei la vedo molto molto diversa dalle sue sorelle. Cioè vuole bene tanto alle sue sorelle, questo è in dubbio. Però diciamo che... Um, senti, la devi smettere di trattare male uh, la tua compagna, assolutamente no. Tieni la mano, forza, perché lei vuole insomma no... Mh, sentirsi amata, quindi flirta con lei. Stringila e, e sì, ragazzi, ce la vedo una che tende a isolarsi, ripeto, non perché non voglia bene alle sue sorelle o perché si senta superiore a loro, assolutamente no, ragazzi, non per questo, ma semplicemente perché le sue sorelle non la capiscono, cioè lei eh, cerca di calmarti e poi, soprattutto, facciamo una cosa, ragazzi, che io volevo fare. Già l'altra volta, ecco, paga le bollette magari perché poi è il caso. Eh, questo è il suo sogno, comprare un ristorante. Ma ancora no, lei cercherà un lavoro, ragazzi. A differenza delle sue sorelle. E questa è una cosa, per esempio, che le sue sorelle non riescono a capire. Cioè, perché devi lavorare se abbiamo tanti soldi? Guardatele che carine. Non dire così, ma io l'ho fatto per noi due, per te, perché... Sei tu la ragazza che voglio. Sì, immaginiamo se dicendo: Mi sono anche tolta un gran peso dicendole ai miei genitori perché eh, mi sembrava giusto che la mia famiglia lo sapesse. Però, no, sai, non vorrei che tu mi tirassi una monnezzata, insomma, tipo bidonata, no? Capisco che magari non sei pronta un domani appena che noi cresceremo subito a come dire. Um... Tesoro, io ho paura di una cosa, però, fermi tutti passaggio d'età zero quindi sì vedremo anche lei crescere lo sapevo um, io immagino che tu non sei pronta a condividere con me un cassettone non appena diventeremo giovani adulte però sai voglio anche essere tranquilla sta dicendo lei che tu insomma mi vuoi me insomma e lei per dimostrarle l'amore ragazzi ovviamente capisci cioè non voglio che scoppi una guerra fra noi cioè se tu non sei interessata veramente solo a me dillo e lei, ecco, il modo migliore per farle capire che è veramente, ma veramente interessata a lei. A lei, ragazzi, non semplicemente a togliersi un peso con i suoi genitori per dire tutta la verità, ma a lei. E direi che a questo punto noi, ragazzi... Sì, tesoro, stai... Uh... Datti una calmata perché direi che è il caso. Direi che a questo punto cerchiamo un lavoro... Con, eh, per la nostra adorata Tiana, tesoro, basta così, trova il lavoro. Perché lei, ragazzi, lavorerà nei, nel fast food. Io ce la vedo che lei, insomma, cerca di mettersi alla prova. Ehm, il suo sogno è quello di aprire un ristorante, ragazzi, quindi cerca un attimino, no? Di iniziare a imparare. Guadagna un po' di denaro da spendere servendo cibo alle persone che conosci e pulendo dopo che sono andate via per qualche tempo. Quindi sì, lei... Ha trovato un lavoro E le sorelle, ripeto ragazzi, non capiscono questa cosa Perché loro dicono, scusa, ma abbiamo un sacco di soldi Cioè, siamo figlie di una principessa Ma per quale cavolo di motivo tu dovresti voler lavorare? Cioè loro, non, proprio neanche per l'anticamera del cervello ragazzi <ride> Può passarli di ehm, lavorare Cioè, figuriamoci, soprattutto Anastasia Perché se Genoveffa c'è una minima speranza Ragazzi, Anastasia ce la siamo proprio giocata Quindi assolutamente no e visto che sono le due, io direi ragazzi che loro tornano a casa e rapidamente eh, in famiglia con il club festeggeremo il compleanno di Anastasia. Allora, ragazzi, siamo tornati nell'unità familiare. Poi io dovrò cambiare il nome perché unità familiare Bianca Nera Snow non si può vedere. Allora, ehm, dicevo, siamo tornati qua. E io ho intenzione di non festeggiare adesso il compleanno di Anastasia. Perché? Perché mi sono resa conto che obiettivamente il suo compleanno è proprio oggi, cioè martedì. Abbiamo ancora tutta la giornata. Quindi nel prossimo episodio a questo punto io non manderò magari le ragazze a scuola. Quindi già adesso, off camera ovviamente, eh, prenderò un giorno di vacanza per tutte e tre. In questo modo festeggeremo il compleanno di Anastasia, perché ragazzi vi pare che Anastasia può festeggiare il compleanno così al volo, ma no, ma lei deve proprio fare una bella festa. Quindi nel prossimo episodio festeggeremo il compleanno di Anastasia. Io ragazzi spero di cuore che questo episodio vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale ragazzi e le mie playlist. Trovate ovviamente... Um... Anche e soprattutto I link ai canali dei miei amici youtuber Che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 E gameplay con la Playstation 4 e PC Mi raccomando andate in tutti i loro canali ragazzi E iscrivetevi perché ne vale veramente Ma veramente la pena Sono bravi, simpatici, talentuosissimi Veramente ragazzi una garanzia a tutti quanti loro E soprattutto ragazzi attivate la campanellina Perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video nel suo canale Vi arriverà la notifica Quindi state tranquilli non perderete i contenuti. Ultima cosa, ragazzi, vi mh, ricordo che da un po' ho aperto un account, un secondo account Instagram, Baluccia Sims Stories. Trovate sempre anche quello, ragazzi. In mh, descrizione la descrizione comunque di ogni video nell'info box di ogni video. E mh, in questo account, ragazzi, sto pubblicando una storia scritta, quindi foto, no, eh, con foto e, insomma, una parte scritta, così ehm, e sì volevo comunque buttarmi in questo esperimento, ragazzi, era tanto tempo che non mi dedicavo a Photoshop, insomma alla scrittura e quindi ho voluto provare, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate, quindi eh, se volete passare a farmi, a, a trovarmi insomma, anche lì, Baluccia Sims Stories, lo trovate appunto in descrizione, quindi ragazzi che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Nel quale festeggeremo il compleanno di Anastasia Che diventerà giovane adulta Ma vi rendete conto ragazzi? Giovane adulta, oh mio dio E quindi automaticamente anche Sai crescerà Ragazzi, mamma mia Cioè sono emozionatissima E ditemi secondo voi una volta che diventerà giovane adulta Come la vedete ragazzi? Cioè io la vedo um, Sinceramente perfetta Anche per l'espansione che sta per uscire Perché lei ragazzi um, Sogna di diventare una cantante Quindi comunque di diventare una una, una star, una stella e quindi ce la vedo perfettamente fatemi sapere se anche a voi convince comunque questa, questa mia idea e, e poi ditemi secondo voi per quel po' che avete visto di Sai cosa dovrebbe fare invece Sai secondo voi ragazzi una volta diventato giovane adulto chi lo sa perché io sono intenzionata magari non subito poi vediamo eh, comunque di farlo trasferire nell'unità familiare no mi piacerebbe comunque quindi mi quindi scusate, fatemi sapere anche questa cosa, cioè lo facciamo trasferire subito, lo facciamo trasferire un po' più avanti. Non so, ditemi voi cosa ne pensate. Io sarei mh, del parere magari di farlo trasferire subito, cioè i nostri sono ormai giovani adulti, ehm, però ovviamente Anastasia per non abbandonare tutte le comodità, perché sa perfettamente che qualora andasse a vivere da sola con Sai dovrebbe lavare, pulire e tutto il resto. Decide di rimanere a casa con um, mamma e papà. Quindi cambiare la camera di, um, di Anastasia, ragazzi, perché a quel punto avrebbe bisogno di un letto matrimoniale, insomma, eccetera. Quindi fatemi sapere, Anastasia ancora a casa da sola con i genitori, oppure in casa con sai? Non voglio ancora mandarli via, ragazzi, ve lo premetto. Cioè, devono. O lei resta qui per il momento da sola, o resta. Oh, Andare lui a vivere ma sempre in questa casa Perché mi piace comunque all'inizio eh, Finché comunque Ecco Tiana non diventerà giovane adulta Finché non si sposerà finché non avrà Comunque che non passeremo ufficialmente ecco alla terza generazione Mi piacerebbe prendermi cura Anche di Anastasia Genoveffa un po' più da vicino Perché obiettivamente Poi è l'erede soprattutto in questa challenge In cui ci sono tanti sim eh, È l'erede comunque Quella di cui posso prendermi più cura Quindi fatemi veramente sapere Io ragazzi vi abbraccio forte vi auguro veramente Um, una bellissima giornata serata. Al prossimo episodio sul Soul Sinners e non